Durante il regno dell'imperatore Ichijo, un gran numero di persone scomparse veniva denunciato nella capitale imperiale di Kyoto. La maggior parte delle vittime erano giovani donne, soprattutto membri di famiglie nobili. Abe no Seimei, grazie alla sua divinazione, riuscì a rivelare l'identità del rapitore, uno spaventoso re degli Oni, noto come Shuten Doji. Le origini esatte di questo Oni sono avvolte nel mistero. Diverse sono le leggende attorno alla sua nascita e le più famose sostengono che Shuten Doji fu discendente di Yamata no Orochi, un gigantesco serpente con 8 teste e 8 code. La tana del demone, localizzata sul monte Ueyama, nella prefettura di Kyoto, era dove le giovani donne venivano condotte per essere uccise brutalmente. Secondo la leggenda, Shuten Doji amava bere il sangue delle sue vittime dopo averle squartate come una bestia. Oltre alla sua malvagità, un altro tratto di Shuten Doji era il suo amore per il sake. Questo demone non si faceva troppi problemi ad ubriacarsi, e una storia racconta che fu proprio questo problema con l'alcolismo a rendere Shuten Doji un re demone. Questa storia racconta che Shuten Doji fu un paggio al monte Yei fin dalla tenera età e si sottopose a durissimi addestramenti seguendo i precetti del buddismo. Fu l'alcolismo a spaccare i ponti fra lui e i buddisti, e un giorno, dopo una festa durante la quale si vestì da Oni, si rese conto che aveva ancora addosso gli abiti del demone e, nel tentativo di svestirsi, realizzò che questi erano incollati sul suo corpo. Era diventato un Oni. In seguito incontrò i Baraki Doji e i due demoni presero di mira Kyoto. L'imperatore ordinò a Minamoto no Raiko e ai 4 re celesti di uccidere il demone. Questi entrarono nella tana di Shuten Doji nelle vesti di monaci buddisti e convinsero il demone a bere dell'alcol che era stato avvelenato. Alla fine il demone venne decapitato. Shuten Doji ha l'aspetto di una giovane ragazza che fa tutto quello che vuole quando vuole, seguendo solo i suoi gusti personali e il suo piacere. Ama collezionare rarità e oggetti antichi. Sappiamo che il modo in cui lei vede l'amore è distorto, diverso da quello degli umani. Costei concepisce amore e sofferenza come una singolarità, un tutt'uno. Ma oltre questo non sappiamo nient'altro. Lo scarso lavoro di scrittura ci consegna l'immagine di un demone che ama collezionare tesori eleganti invece che utili, quindi in questo è diversa da Gilgamesh, e che ama sedurre le creature intorno a sé per poi far loro del male. L'altra sua caratteristica è che ama bere quel vino avvelenato che le venne offerto da Minamoto no Raiko. Fine. 3 cose in croce sulla sua personalità. Qui farò qualcosa che non avevo mai fatto prima, ovvero proverò ad usare le informazioni collezionate finora per dare un'immagine più completa di questo personaggio. Insomma, mi sto sostituendo agli scrittori. Partiamo dal suo amore per i tesori eleganti. Ciò che non conosciamo è la ragione dietro questo amore per i tesori. Ho cercato sia sul fandom di Fate Grand Order sia sulla pagina fandom della Type Moon e non si parla della ragione dietro questo amore per ciò che è elegante e raro. In realtà sembrerebbe qualcosa di totalmente diverso dal vero Shuten Doji, dal momento che non possediamo delle leggende che parlano di un suo amore per oggetti particolari. Una persona potrebbe banalizzare il tutto e dire che questo suo amore per le rarità deriva dalla sua posizione sociale di re dei demoni e concludere che ogni re, in un certo senso, ama possedere ogni cosa. Però io ritengo che ci sia molto di più dietro. La storia di Shuten Doji inizia con il rapimento di belle fanciulle, il che potrebbe essere uno stimolo interessante per la fantasia, perché si potrebbe collegare l'amore per le belle donne con l'amore per gli oggetti eleganti. Ovviamente Shuten Doji squartava le donne e non le conservava come serve, ma non va dimenticato il dettaglio della loro bellezza che sembra essere un elemento non di secondaria importanza per Shuten Doji. Questa creatura è superficiale e materialista e vede gli esseri umani come oggetti con cui può fare tutto quello che vuole. Pertanto il suo amore per gli oggetti eleganti rimanda direttamente all'amore che Shuten Doji aveva per le belle fanciulle, il che è tanto interessante quanto terribile, perché questo indica un tratto oscuro della personalità di Shuten Doji. Per lei ogni vita è insignificante. Una persona può essere uccisa, torturata o divorata. Può essere trattata come un oggetto che si usa e che si getta via. Non dà valore all'esistenza umana, non ha rispetto per chi sta attorno a lei. Per Shuten Doji tutto è una sua proprietà. In questo senso non è tanto diversa da Gilgamesh, ma mentre Gilgamesh presume di avere quel diritto sul prossimo perché è un re, Shuten Doji crede di possedere quel diritto perché, beh, perché è un demone? No. Perché è figlia di Orochi? No, perché noi sappiamo che non dà importanza alle sue origini.
Shuten Doji presume di avere quel diritto sugli esseri umani solo perché lei mette al primo posto il proprio divertimento. Ciò che conta è che lei si diverta. Il resto è di secondaria importanza. Il suo egoismo corrompe l'amore che lei può provare e lo rende falso. Lei potrebbe essere classificata come una tipica sociopatica, una che non crede nella legge, giacché violò le regole del buddismo, una che crede di poter usare gli altri a proprio piacimento e che crede di poter fare tutto quello che vuole senza mai subirne le conseguenze. Il fatto che lei ami sedurre le persone è un tratto tuttavia anomalo, scelto per fini di fanservice. Leggendo i suoi dialoghi con il Master si capisce che lei passa molto, forse troppo tempo a stuzzicarlo e a molestarlo. Tutto questo con il chiaro intento di fornire appunto materiale per Dojin Gentai. Qui vorrei proporre qualche modifica quindi. Personalmente considero la seduzione inutile. Non deve essere un tratto fondamentale di Shuten Doji. Anzi, è meglio proprio togliere quel tratto. Molto meglio sostituire la seduzione con due tratti che per me ricordano molto di più Shuten Doji. Misantropia e solitudine. La misantropia, l'odio verso il genere umano, deriva dal fatto che Shuten Doji non venne mai compresa dai suoi simili. Il suo problema con l'alcolismo la fece diventare oggetto di rancore e di disprezzo da parte dei suoi stessi amici e dei suoi maestri, e venne ingiustamente maledetta solo perché amava concedersi qualche piacere. Insomma, perché sedurre un umano? Gli umani sono esseri malvagi, privi di empatia, non aiutano i deboli, li esiliano, li buttano fuori e li costringono a vivere isolati dal mondo. La solitudine è un altro tratto importante. Immaginate di essere nei panni di Shuten Doji. Prima avete uno scopo nella vita. Poi, a causa di una vostra debolezza, perdete tutto e non sapete più cosa fare. Siete abbandonati a voi stessi. In una simile situazione, Shuten Doji preferì unirsi ai Baraki Doji e complottare contro Kyoto, piuttosto che continuare ad essere sola e piangere per ciò che non aveva più. Il suo senso di solitudine potrebbe essere la ragione ultima, il cuore dietro il suo bisogno di possedere cose belle. Perché vedere le persone come oggetti? Perché Shuten Doji, essendo sempre stata sola, desidera possedere le persone, possedere cose che le facciano compagnia, perché non ha nessuno. Non ha nessuno che le dia una sensazione di felicità, come quella che si prova quando si è in famiglia o fra amici. Però allo stesso tempo distrugge ciò che possiede. Qui entra in gioco la misantropia. Lei odia le persone perché sono loro la causa della sua solitudine. Prende e distrugge. Shuten Doji vive avendo nel cuore questo conflitto fra una parte che vuole circondarsi di persone e una che vuole uccidere le persone. Misantropia e solitudine vengono quindi entrambe sfogate attraverso questa mentalità materialista che vede le persone come oggetti che si possono avere e che si possono distruggere. E non persone brutte. No. Persone belle, perché il proprio paradiso deve essere bello, non dentro, ma fuori. Ogni bruttezza deve quindi essere completamente eliminata, distrutta, estirpata. Non si parla neanche delle cose brutte. Le cose brutte non esistono, esistono solo le cose belle, e quelle bastano. Il cerchio si chiude con il vino avvelenato. In altre parole, una sorta di suicidio. Una creatura che vive in questo eterno conflitto con se stessa non può sopportare di vivere, e quindi il suo unico vero amore diviene per assurdo quello per la morte. Il vino migliore, il vino più buono, quello è il vino avvelenato. Il vino che le ricorda la sua morte, il vino che le ricorda il momento in cui lei fu veramente felice. L'unico vero amore che lei può provare è quello rivolto alla sua stessa fine. È l'unico amore sincero, perché è l'unico amore rivolto a qualcosa che può porre fine a tutte le sue sofferenze. È quell'amore rivolto per l'appunto alla morte. Questa che ho presentato è la mia visione di Shuten Doji. Non so se vi è piaciuta, ma adesso dobbiamo andare avanti. Secondo una versione della leggenda di Shuten Doji, quest'ultimo possedeva diversi scagnozzi oltre ai Baraki Doji, ovvero Oshikuma Doji, Kuma Doji, Torakuma Doji e Kane Doji. Sappiamo che i Baraki Doji, il più forte di questi e anche il più vicino a Shuten Doji, in Fate Grand Order è colei che offre rifugio alla stessa Shuten. E poi abbiamo costei. E Santa Madonnina Cisalpina, forse sarò un po' cattivo con costei. I Buki Doji è la versione alternativa di Shuten Doji, anche se per me sarebbe più corretto definirla il suo passato in quanto figlia di Yamata no Orochi. Ibuki Doji prende il suo nome dal monte Ibuki, che oggi si trova nella prefettura di Shiga, e secondo una versione del mito è lì che risiedeva Shuten Doji. Ibuki Doji è una creatura divina, che pensa come una divinità, ovviamente, e che dovrebbe essere, in un certo senso, molto più saggia di Shuten Doji, dal momento che possiede una maggiore coscienza delle cose e del suo legame con il mondo. In un certo senso la si può definire una che conosce il suo ruolo, conosce il suo posto nel grande quadro. Ha una visione macroscopica delle cose, possiamo dirlo in questo modo qua. Idea carina.
ovviamente. Ma, logicamente, dal momento che il team creativo dietro quel gioco è privo di fantasia, tutto è stato rovinato con l'aggiunta di quella personalità da sorellona che, francamente, si poteva anche evitare. Perché, giustamente, a nessuno importa niente di fare personaggi profondi e interessanti. Ciò che conta è renderli dei maledetti stereotipi degni di un ecchi. Se Shuten Doji aveva pochi tratti della personalità, questa qui ne ha letteralmente soltanto due degni di nota. 1. Si ossessiona facilmente alle cose. 2. Certe volte si comporta come una dea, altre volte come una sorellona. Quindi ha una sorta di doppia personalità, o qualcosa del genere. Fine. L'altro problema è che viene scritto che lei flirta spesso con il Master. Perché ovviamente flirta con il Master. Insomma, tutte le donne di Fate Grand Order devono flirtare con il Master. Non hanno un cazzo da fare! Quindi io cosa farei? Per prima cosa eliminerei tutta quella parte. Tutta. Niente flirt, niente sorellona, ma solo divinità ossessionata. Una divinità che però deve provare un forte odio per l'assassino di suo padre, Susanoo Mikoto. Intorno a questo rancore noi possiamo costruire un personaggio nuovo che non desidera banane, ma guerra. Vuole combattere contro quell'uomo, vuole la sua morte, e per questo non ha tempo da perdere con le faccende umane. Lei vede il suo master più come uno strumento per diventare più forte. Lei impugna la spada di Susanoo, quindi vuole uccidere lui con quella, e vuole anche diventare una spadaccina invincibile. Lei è ossessionata dalla vendetta. La sua ragion di vita è quella, ed è per questo che lei combatte. Come Shuten Doji, anche lei vede le persone come oggetti, ma non devono riempire un vuoto, bensì combattere al suo fianco. Il loro unico scopo è combattere e morire per lei, in suo nome. Ogni essere umano dovrebbe essere triste per la morte di Yamata no Orochi, secondo lei. Ogni essere umano dovrebbe condividere la sua sofferenza e il suo odio per Susanoo. Chi si oppone per lei è un nemico a prescindere. Non le importa quante persone moriranno nella sua guerra, non importa quante persone saranno uccise a causa della sua ossessione, ciò che importa è la morte di Susanoo. Ibuki Doji è una figlia che soffre per la morte del padre. È una figlia che si è sempre sentita protetta da Orochi e che ora è disorientata e trova sicurezza solo nella sua sete di sangue. Quale sarà il destino di Ibuki Doji? Riuscirà a vendicarsi o morirà provandoci? E se riuscisse a vendicarsi, cosa ne sarà di lei? Cosa ne sarà di Ibuki Doji? Come avete notato, questo video non era esattamente come gli altri. In questo video ho voluto parlare di due servant che per me avevano dei problemi e per la prima volta ho deciso di risolverli. Ho deciso di agire su questi servant e di dare loro delle storie che per me sono un pochino più interessanti. Ho corretto in un certo senso gli errori commessi dagli scrittori. Non l'ho fatto per arroganza, anche se un po' di arroganza forse c'è, ma l'ho fatto perché io credo che sia molto facile criticare questi servant. Un pochino più complicato forse è provare a correggerli e far capire che cosa intendo io per una storia profonda. Io spero di averlo fatto capire con questi due servant. Modificando le loro storie sono completamente diversi e io personalmente li trovo anche più interessanti, ma questa è soltanto la mia opinione personale. Infatti non so se sono davvero riuscito in questo mio compito, non so se sono davvero riuscito a renderli più interessanti o più belli. Voglio lasciare a voi l'onore di giudicare. Vorrei dire un'ultima cosa riguardo questi due servant. Non sono servant tremendi, però si capisce che oltre il design che può essere accattivante non c'è altro. Perché anche se andate per esempio sul fandom della Type Moon, dove generalmente io reperisco le mie informazioni sui servant, o se andate anche sulla wikia di Fate Grand Order, potete notare che sono questi rapporti romantici che hanno con i Master a rappresentare il cuore della loro personalità. Tutto il resto viene lasciato indietro. Cioè, il fatto che Shuten Doji ami sedurre o il fatto che Ibuki Doji ami fare la carina col Master, queste sono cose che non mi dicono nulla. E se voi leggete, io vi invito a farlo, andate a leggere la biografia di Ibuki Doji o sulla wiki da Type Moon o su quella di Fate Grand Order. Fatelo, vi prego, perché è imbarazzante. Perché a un certo punto la chiama la sorellona serpente o qualcosa del genere. E non è bello. Cioè, ti stai prendendo per il culo da solo. Cioè, uno passa il tempo a fare un personaggio e tu la riduci a la sorellona serpente. Tu dovresti fare la sua storia. Devi rendere il personaggio accattivante, devi costruirgli una psicologia. Non so se lo farò anche con gli altri servant, ditemi voi. Lascia voi, ditemi voi se volete che lo faccia anche con gli altri servant. Io non lo so, forse lo farò. Cioè, riscrivere la loro storia, praticamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete leggere quello che scrivo potete trovare il link di Fate Yggdrasil in descrizione. La mia blog novel è lì che vi aspetto, ovviamente. Potete anche iscrivervi a questo canale, se volete. Detto questo, vi saluto.
Alla prossima. Statemi bene.